Dado Clown, in ogni occasione. No, è un altro tipo di dado. Buongiorno e ben ritrovati. Io sono Michael The Dude e oggi munitevi di un foglio di carta quadrato ricavato da un foglio A4, oppure se volete già un foglio con dei disegni già preparati potete guardare nella descrizione e ottenere un foglio come questo. E possiamo cominciare. Bene, per prima cosa dividiamo il foglio in 5 parti, sia per questo senso che per questo senso. Come vedete, qui abbiamo già le linee fatte, perciò basterà semplicemente piegare su queste linee. Teniamo la parte disegnata verso il basso. Facciamo la stessa cosa con le altre righe, quindi le righe in orizzontale. Riapriamo il foglio e ora ve lo mostro da questa parte, ma poi dovremo rimettere il foglio con le parti disegnate rivolte in basso. Dovremo creare delle diagonali che percorrono questa area e quest'area di foglio. Perciò, insomma, dovremo lasciare vuoto questo quadratino senza il disegno e anche questo. E dovremmo farlo con questi, dove ci sono i disegni qui. Come faremo a fare le linee in diagonale? Ora prendiamo il foglio girato per così. Ma forse è meglio se ve lo spiego prima facendovi vedere in vista il disegno. Dovremo prendere il foglio, piegarlo in diagonale e creare una piega qui. Solo dove c'è questo quadratino, come prima cosa. Poi lo riapriamo e portiamo il foglio invece su questa linea e facciamo la stessa cosa per questo quadratino, eccetera, fino ad arrivare all'ultimo disegnino. Questo non lo piegheremo, quindi prendiamo il foglio da questa parte, prendiamo il foglio prima di tutto in diagonale completa e poi pieghiamo la diagonale parzialmente solo qui, quindi solo dove si trova questo quadratino. Riapriamo e ora pieghiamo su questa linea. E pieghiamo la diagonale su questo quadratino, solo su questo quadratino. Come vedete qui abbiamo una diagonale, due diagonali. Dovremo ripeterlo anche per questo e per questo. Come al solito, pieghiamo in diagonale. Questa volta un quadratino ancora in meno. Parte sotto, anche qui solo dove ci sono i disegni, perciò questa volta dovremo piegare il foglio in diagonale nell'altro verso. Prima l'avevamo piegato verso sinistra e ora lo dobbiamo piegare verso destra, scusate l'opposto, prima verso destra e ora verso sinistra, ma insomma in sostanza avete capito di cosa sto parlando. Bene, ora che abbiamo ottenuto pieghi diagonali sia per questi quattro quadrati che per questi quattro quadrati, e come vedete da questa parte sono rivolti verso questo
senso e dall'altra da questo lato invece sono rivolti verso il senso opposto. Quello che dobbiamo fare ora è piegare il foglio, sempre con il disegno rivolto verso il basso, sui primi quadrati, ma sui secondi quadrati. E come vedete, questa linea tratteggiata, dovremo piegare il foglio su quella linea tratteggiata. Un modo semplice per farlo è prendere questa linea e sovrapporla alla fine del foglio. In questo modo. E poi piegare. Ripetiamo la stessa cosa anche con questo lato, perciò anche qui non il primo quadrato, ma il secondo quadrato piegheremo. E anche qui pieghiamo questa linea. Una volta fatto questo passaggio, come vedete abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 quadrati qui al centro. Vabbè, teoricamente dappertutto, però dovremmo prendere in considerazione questi qui al centro. Pieghiamo su, non sul primo quadrato, ma sul secondo quadrato, sia qui che sul lato opposto. Come vedete qui, sta prendendo una forma rettangolare. Piegheremo ancora su questo quadrato e anche sul quadrato opposto, sempre facendogli fare un angolo da 90 gradi. Come vedete, se noi appoggiamo queste due parti di foglio, avremo ottenuto questo parallelepipedo. Dovremo agganciarli uno all'altro. Come fare? Come vedete, qui abbiamo questa parte di foglio, sia qui che qui. Ora, ovviamente dovremo sovrapporre la parte con i pallini a questa, non dovremo mettere sopra la parte bianca, è ovvio. Quindi, dovremo fare in questo modo. Dovremo inserire questa parte di foglio. Un momento che riesco, se riesco a prenderla con le dita. Ok. Questa parte di foglio e anche questa parte di foglio dovremo aprirle e inserirle qui all'interno di questi buchi. Perciò faremo prima da un lato e poi dall'altro lato. Un momento che giro il foglio. E poi fate scorrere il foglio. Bene, ora come prima cosa prendiamo in considerazione questa parte in alto. Come vedete qui abbiamo questa parte dove ci sono due pezzi di carta. Come prima cosa dovremo piegare questo lato, quello collegato al pezzo di carta all'interno, e lo piegheremo su questa linea diagonale che troviamo qua. Quando lo faremo, questo foglio di carta all'interno si piegherà in questo modo, coprendo tutta l'area interna. Infilate due dita sotto in modo che non si schiacci troppo, almeno ora che potete, visto che nel secondo, quando dovremo farlo qui sotto, non potremo farlo. E in sequenza piegheremo in diagonale tutti questi lati. Quindi prima abbiamo piegato questo lato, ora pieghiamo questo.
Come vedete qui, questo triangolino si abbasserà e toccherà il suolo insieme all'altro. Poi, successivamente pieghiamo in diagonale quello subito dopo, il triangolino, e anche questo triangolino toccherà il suolo. E così via discorrendo finché non avrete piegato tutti i triangolini. E come vedete qui abbiamo questo triangolino vagante. Dovremo semplicemente prenderlo e infilarlo qui sotto. Momento che il mio cubo si sta quasi aprendo. Il vostro dado finito e potete andare a controllare nella descrizione del video per avere altre immagini da stampare per ottenere diversi tipi di cubi. Io ne ho fatti due, ma ce ne sono, mi sembra, quattro tipi diversi. Se volete potete crearne dei vostri, quindi avrete così il vostro dado, cubo col punto di domanda, eccetera. Finito. Da Michael the Dude è quasi tutto per oggi e come al solito ci lasciamo con una massima. Credo che l'amore sia la cosa più bella, naturale e salutare che i soldi possano comprare.